Le mascherine non le vanno bene perché dice non servono a niente. I tamponi non le vanno bene perché sono inaffidabili. I vaccini sono geneticamente modificati e neurotossici. Questa gestione sanitaria è stata un disastro, secondo lei? Ma il problema è molto semplice. Se si parte da basi scientifiche concrete, si riesce a costruire un ragionamento sensato. Ma se si parte da presupposti, quasi da dogmi, che non hanno alcun significato scientifico, e poi ne discende tutto quello che noi assistiamo, tutto quello che viene detto nei media nazionali e tutti i giorni. E qual è il La scienza però è un'altra cosa. Intanto c'è da considerare che io, è innegabile che ho curato, a differenza di tutti coloro che parlano nelle TV nazionali, ho curato centinaia, migliaia di pazienti. Non ho dovuto ricoverare alcun paziente, non ho avuto alcun decesso e sono uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha la certificazione della ASL che non ha avuto alcun decesso. Parliamo insieme, lei mi risponda così, li ha curati dal Covid, dice, o in generale. Certo. Cioè lei aveva pazienti Covid che ha curato con un suo protocollo, no, la voglio seguire. Qui intendo precisare, il paziente Covid, dobbiamo dire con chiarezza, perché il resto è fantasia, noi ad oggi non abbiamo uno strumento in grado di fare una diagnosi certa della malattia. Non si può dire questa imbecillità. No, questa non è un'imbecillità, è stato provato e straprovato. Da che cosa? Da che cosa e come? E importanti organi internazionali di sanità lo dicono. Ma quali? Lo dicono. Ma si può raccontare tutti. Che delle cose lo dicono tutti? Allora, lei sa benissimo, il tampone è inattendibile. Ma chi l'ha detto che è inattendibile? L'abbiamo verificato in tutte le maniere. Cioè? Lo stessa Organizzazione Mondiale di Sanità, la stessa che ammette che il tampone così come viene effettuato è inattendibile. Per quanto riguarda il tampone antigenico rapido, abbiamo dimostrato anche con l'esperimento, quello è uno strumento che indipendentemente dal materiale col quale viene posto in contatto, quello è uno strumento che cerca l'antigene. E allora se noi cerchiamo l'antigene, poi io metto il tampone sul kiwi, che l'antigene non ce lo può avere, se viene positivo è un tampone inattendibile. Ecco, ma allora, a dirlo che poi non è inattendibile, non è diagnostico, lo ha detto lo stesso inventore, che pace all'anima sua non è più tra noi, ma altrimenti l'avremmo chiamato a testimoniare. Prima a dirlo l'inventore che non è tampone. Attendibile, l'ha detto l'inventore. Allora, e io, a differenza vostra, non do i numeri. Io faccio i fatti e non sono uno stregone come voi. Dottore Amici, ma volete appellarmi? Io non curo col basilico. Ecco. Io curo come i pazienti vanno curati. Una malattia di tipo virale, la cui diagnosi non è certa, non ci può essere protocollo sanitario. Perché il protocollo terapeutico discende nel momento in cui siamo di fronte a una malattia la cui diagnosi è certa, e allora più istituti di cura utilizzano dei metodi di cura, utilizzano dei farmaci, poi si confrontano tra loro e scelgono il metodo che ha funzionato meglio e i farmaci che hanno quindi dato maggiori risultati. Quindi lei con tutti i pazienti che ha nel avuto, caso ha usato del Covid, un unico siccome metodo. Siamo di fronte a una patologia la cui diagnosi non è certa, noi non possiamo adottare alcun protocollo terapeutico. E allora dobbiamo curare il paziente per il quadro clinico che singolarmente quel paziente presenta. Allora, intanto c'è da dire che io, unico in questo contesto, ho un'esperienza ormai che va oltre i 40 anni. I miei interlocutori invece di questa sera non hanno alcuna esperienza nel campo delle malattie infettive e comunque nel campo della cura dei malati. A mio vantaggio c'è da dire che i miei pazienti, che io curo da 41 anni, quindi non sono giovanissimi, sono pazienti che ormai hanno i loro anni, i miei pazienti nella stragrande maggioranza dei casi muoiono per fine vita, non muoiono per malattia. Quindi io non posso essere considerato uno stregone, uno che cura con l'acqua calda o, come si è detto qui, con il basilico e via discorrendo. Io curo il paziente secondo il quadro clinico che il paziente presenta e ho ottenuto sempre, da 41 anni a questa parte, egregi, ottimi risultati. Ma per il Covid cosa utilizza? Questo è innegabile. Per il Covid questo cosa che è innegabile. Allora, per il Covid cosa utilizzo? Faccio degli esempi di farmaci. Così capiamo. Faccio degli esempi di farmaci. Innanzitutto dovreste sapere voi meglio di me che per le malattie virali non c'è cura, perché l'unica cura, non esiste un antivirale che risolve il problema del virus. Non è vero. Il virus non è curabile dall'antibiotico, non vi ho interrotto e voi non mi dovete interrompere. Ma dice delle cose impossibili, io ci non sono sto diversi dicendo cose antivirali, impossibili. Sto parlando di realtà scientifiche inconfutabili. Quindi per il virus non c'è cura. Non è vero. Non c'è cura. Sono tutte invenzioni che fate per portare a casa i denari derivanti dalla commercializzazione di determinati farmaci. Era qui che lei voleva arrivare. Perché altrimenti l'organismo, per quanto riguarda le malattie virali,
risolve da solo, perché l'unica cura è la produzione degli anticorpi contro il virus per il quale il vaccino tra l'altro fa la stessa infettato. Cosa quindi quella noi è l'unica aspetti, cura aspetti dottore quindi, visto che non la devono a quel punto ne possono derivare due cure di una non farmacologica e una farmacologica però partendo dal concetto che l'organismo guarisce da solo le malattie virali non ci sono altre cure le cure non farmacologiche e farmacologiche mettiamo in campo possono essere poi adottate per aiutare l'organismo a superare la malattia, ma non certo per curarla. Non è vero. Questa è la realtà scientifica. Se poi volete che vi parlo della cura specifica, ve ne parlo in questa o in qualche altra occasione. Allora, è vero che rispetto ai batteri e ai tanti antibiotici che abbiamo a disposizione, per i virus abbiamo poche armi, però abbiamo ottime armi contro l'epatite virale di tipo C, contro di tipo B, l'HIV ancora non risolutive, e stiamo sviluppando degli antivirali specifici rispetto anche al Covid. Vero è che in questa fase è importante un'azione che non sia eccessiva e che sia e segua dei protocolli, perché esistono, come diceva poc'anzi il collega, che stanno diciamo consolidandosi, però spesso e volentieri terapie incongrue con farmaci dati sin dall'inizio della terapia, perché è vero, la gran parte dei casi di Covid guarisce, questo è l'elemento, nonostante la terapia e magari, come abbiamo visto in molti casi, effetti collaterali da farmaci incongrui. No, la terapia spesso li porta a morte quando è incongrua. Ma non dica queste cose. No, le dico e le provo ridere, pure. Sono pericolose. È stato anche in grado di provarlo. Ma quando lo provi, lo dica. No, anche in grado di provarlo. Di fronte a una malattia virale, che si risolve con la risposta immunitaria dell'organismo, sì. Noi dobbiamo mettere quell'organismo nelle migliori condizioni per potersi difendere e non usare farmaci per neutralizzare l'azione dell'organismo. E mi spiego. Quando viene una malattia, quando si contrae una malattia virale, la prima risposta dell'organismo, tipo parliamo del Covid, la prima risposta dell'organismo è quella che si alza la febbre, chiaro? E allora, nel momento in cui si alza la febbre, se noi usiamo l'antipiretico per abbassare la febbre, noi agiamo contro quell'organismo. Perché la febbre dovreste sapere bene, meglio di me, quindi che ha due meccanismi la febbre. No, un attimo solo, devo finire di rispondere. Quindi la febbre ha due meccanismi. Uno, nel momento in cui si alza la temperatura, il virus non si replica più e la malattia si ferma. Dall'altro sostiene la formazione degli anticorpi. Ma è vero, dice delle cose ragionevoli, allora ma poi inserisce delle cose assolutamente se noi stronchiamo la febbre, togliamo all'organismo l'unica arma per difendersi. Dove entra l'irragionevolezza? L'unica arma per difendersi. E questa, diciamo, eccessiva evidenza, come dire, la febbre è una risposta infiammatoria positiva dell'organismo, va gestita, non deve essere azzerata, lo si dice sempre, però è questa eccessiva estremizzazione, questa negatività. La mia non è un'estremizzazione, la mia è il frutto di esperienza. È il vaccino, perché io il vaccino nel momento in cui non uso l'antipiretico, a meno che la febbre non arriva, diventa eccessivamente fastidiosa. Ma è assolutamente normale. Quindi arriva allora, 39,40. Io devo cambiare pagina, mi deve dire il paziente cosa, guarisce da solo, soltanto mantenendogli la febbre a 39 e guarisce in tre giorni. Con l'antipiretico ce ne vogliono 20 anche una giorni. Puntata proprio se siamo di fronte all'influenza che non dà mai complicazioni mortali, ma se siamo di fronte mortali, a Covid, l'antipiretico diventa un'arma contro l'organismo e porta a morte il bambino.